60 giovani per 2 giorni. Salerno sarà festa della coralità. La rassegna è nata nel 2007, ricorda Dante Cianciarusso, Paola Galdi e Francesca Viscido. Sì. Tanti anni fa, quando io ancora andavo a scuola, c'era qualcuno che ci faceva cantare nelle famose ore di supplenza. Ci faceva cantare di tutto di più e ci insegnava che il canto è per tutti e non solo per i musicisti. A distanza di anni, come direttrice di coro, ho sentito forte il bisogno, il dovere, sia artistico che sociale, di far vivere questa tradizione a Salerno. Qual è l'idea di base? Di una scuola non convenzionale, dove si possa recuperare l'idea di coro, quella che c'era all'origine, quindi il coro come espressione corporea, il coro come canto che aiuta a conoscere il corpo, il coro che aiuta a fare stare insieme in un processo di crescita sulla base veramente di una comunicazione sana e socialmente anche utile, serena e salutare. Questo sono previsti numerosi laboratori e non soltanto momenti di condivisione e di spettacolo. Esattamente, alla base c'è l'idea di recuperare un dato di fatto importante, che il canto è per tutti e aiuta a stare meglio in salute, salute, benessere del corpo, della mente e dello stare insieme. Laboratori diversi, laboratori sulla maieutica, su come si può comunicare, si può crescere evolvendo, laboratori appunto sull'espressione corporea, sullo yoga del suono e sulla psicofonia, che è un percorso speciale che aiuta a riconnettersi attraverso il canto. Salerno si prepara ad accogliere 250 giovanissimi, ma c'è una curiosità che le chiedo, assessore: anche lei ha fatto parte di una corale? Sì, anche io ho fatto parte della corale, ho fatto parte anni fa di la corale di Silvana Loschese, ed è stata un'esperienza unica che consiglio vivamente ai ragazzi, perché ti insegna la disciplina, ti insegna il sudore, perché quello che noi vediamo diciamo alla fine del concerto è solo la punta dell'iceberg di un lavoro che sta alle spalle. Io voglio ringraziare Silvana, Giuseppe Lazzazzera e tutti i direttori di coro, che sono l'eccellenza per la nostra terra e per la nostra Campania, ma anche per l'Italia.